Eccoci live, prontissime con Cinzia per una nuova diretta. Precisamente è la 13ª diretta, ma è la prima diretta che realizziamo all'interno della pagina Facebook. Per rivedere le altre dirette le trovate tutte sul gruppo Facebook Plinio Nails, per chi ancora non si fosse iscritto basta cliccare su iscriviti, noi approveremo poi la richiesta di iscrizione e potrete accedere a tutte le altre dirette che abbiamo già realizzato. Allora, salutiamo la nostra Cinzia, che è con noi per la seconda volta. L'ultima volta Cinzia ci ha mostrato una struttura, questa volta Sì. invece abbiamo scelto di farvi vedere una nail art. Come si chiama la tecnica di nail art, Cinzia? Allora, questa è una nail art baroque che proprio prende spunto dal barocco e quindi sono dei ghirigori. Perfetto. Ci fai vedere un attimino i prodotti che userai? Quelli. Certo, Ok. giro un attimo la fotocamera, Va bene, sì. così rivediamo da vicino. Ok. Perfetto. Ti aspetto che giri la fotocamera. Un attimo solo. Ok. Nel frattempo saluto Annalisa che ci segue sempre. Buon pomeriggio anche a te. Nel frattempo che Perfetto. Cinzia posiziona la fotocamera e la ferma, fatemi un pollice in su o scrivetemi un commento se vedete e sentite tutto bene. Ovviamente la sezione dei commenti è dedicata a voi per le vostre domande in diretta. Noi le leggeremo e appena le leggeremo vi risponderemo direttamente. Allora, per questa tecnica andiamo ad usare i gel paint e il gel color, che possono essere anche miscelati tra loro. Io ho deciso di usare, per creare una nail art neutra, il gel color 255, che è un Eccolo qui. color pelle. Adesso vi faccio vedere meglio. E Perfetto, si vede poi benissimo. Questo color oro che fa parte del gel paint, il 413. Gel paint Bellissimo. dorato, Questo è super 413. coprente, lo possiamo vedere da questa tip, che è super pigmentato e non lascia striature più chiare sulla tip. E poi abbiamo usato il gel paint bianco, il 407, che è molto pigmentato e poi questo è senza strato di inibizione e autosigillante, quindi lo possiamo usare anche dopo del top, dopo della sigillatura e mantiene Per il suo fare delle stato. decorazioni un po' in rilievo, giusto? Sì, esattamente. E mantiene il suo stato per tutta la tenuta dell'unghia, 3 settimane, 4, poi dipende. I gel paint possiamo usarli anche per decorazione sui semipermanenti. Grazie di averlo precisato, Cinzia, perché è una domanda che ci fanno spesso. È Sì. vero che il gel solitamente va sulla struttura in gel, però i gel da micropittura a ragazze sono versatili, nel senso che quando si tratta di tratti sottili regge benissimo anche sul semipermanente, perché non si tratta appunto di una struttura. Quindi lo sconsiglierei magari Certo. per monocolore, anche se c'è chi lo utilizza, per un semplice motivo, perché essendo un gel più rigido. Questo vale anche sulle strutture in gel, è molto più rigido rispetto al gel color normale che è più elastico, quindi potrebbe fare leggermente delle striature quando si va a schiacciare sul pennello, cosa che non avviene per fare dei tratti sottili per quanto riguarda Sì, le nail art. Inoltre sarebbe un diciamo. po' uno spreco, tra virgolette. Sì, diciamo che comporta, cioè, danni alla durata del semipermanente perché essendo prodotti che sono più rigidi, va a finire che non riusciamo a tenerlo per 4 settimane perché si crepa, oppure per la solubilità, perché comunque i gel paint non sono prodotti solubili, quindi chi è abituato a togliere il semipermanente con il remover non ha poi la possibilità di farlo perché va limato.
Sì, perché farebbe poi da barriera al solvente e non riuscirebbe poi a raggiungere la base che è la responsabile appunto della solidità. bravissima. Grazie Cinzia per aver precisato anche questo, perché non tutto è scontato nel nostro lavoro, come già sappiamo, quindi anche la più semplice cosa, il più semplice dettaglio può fare la differenza. Quindi grazie per aver precisato. Di nulla. Allora Ok. Cinzia, se ci siamo, Sì. io ti metto lo schermo solo per te, così ti seguiamo con questa favolosa nail art. Certo, va benissimo. Perfetto. Se ci sono domande, Allora. te le leggerò. Perfetto. Allora, cominciamo con la stesura del colore, del monocolore. Io ho scelto questa tonalità, voi potete scegliere qualunque tonalità. E lo stendiamo con il pennello per il monocolore, che sarebbe Lady Oscar. Devo chiederti, Cinzia, di mettere un pochino più centrale la tip. Ci siamo? Leggermente più in alto, quindi sposta in avanti la tua mano. Aspetta un attimo che mi sposto Perfetto, di lì qui. dov'è il flacone? Ok, Ci molto siamo. meglio. Grazie. Ok, dopo che l'abbiamo steso, io faccio una leggera passata di colore e poi passo ad un'altra perché questo mi va a evitare gli avvallamenti del colore ed il prodotto resta omogeneo. Quindi faccio una passata un po' più leggera e poi la prossima un po' più piena. Ok? Questo anche è un Allora, piccolo trucco per rendere la superficie il più liscia possibile, sì, ragazze. perché allora, diciamo che con le tip non ci dà molto, non è problematica. Il problema insorge quando poi è su una struttura, perché ovviamente poi si vedranno gli avvallamenti e poi la struttura viene modificata, capito? Chiarissima, Cinzia. Ok, questo lo facciamo Impossiamo. stare 2 minuti in lampada. Ok. In questo caso stai utilizzando la lampada UV? Io uso una lampada LED, però questo prodotto lo rendo più, cioè per una sicurezza mia lo faccio stare 2 minuti. Ok, sei abituata a fargli il doppio giro di lampada, diciamo. Ricordo, colgo l'occasione per ricordare i tempi standard di asciugatura dei nostri prodotti, gel e smalti semipermanenti. Se utilizzate una lampada LED, bastano 60 secondi. Se utilizzate invece una lampada con bulbi UV, sono sufficienti 120 secondi, quindi 2 minuti. Ok, un attimo solo, ci siamo. Ripasso il gel e vediamo che ha più coprenza. Non so se riuscite a vederlo, ragazze che ci state seguendo, ma i nostri gel color sono autolivellanti. Vedete che come Cinzia passa il pennello, anche con un po' più di pressione, si rilivellano le eventuali striature appunto create dal passaggio delle setole in Sì, pochissimi istanti. con i colori pastello, diciamo che è meglio essere più leggeri con il pennello. Poi il pennello Lady Oscar ci permette di non avere striature perché è un pennello molto morbido, quindi si adatta bene alla stesura del colore.
Io ti raggiungo tra un attimo, devo recuperare un attimo una cosa. Va benissimo, nel frattempo faccio vedere alle ragazze a questo punto il pennello. Allora, ne approfitto per farvi vedere il pennello che sta utilizzando la nostra Cinzia per stendere il colore. È questo qui, si chiama Lady Oscar. È proprio studiato per la stesura dei gel color e del gel sigillante. Utilizzerà anche il pennello Giorgi poi per fare i tratti sottili e i rigori della nail art che vedrete. Tra pochissimi minuti si chiamerà Giorgi il pennello. È un pennello sottilissimo e molto molto flessibile, creato appositamente per ammortizzare anche eventuali tremorii della mano, quindi è ottimo per la micropittura. Allora, vediamo se Cinzia è tornata. Non ancora, ci è scappata Cinzia. La aspettiamo. Allora, salutiamo anche Giorgio che ci sta seguendo. Scusatemi, ragazzi, io li vedo un pochino dopo i commenti perché c'è un po' di differita tra quando li inviate e quando posso leggerli io. Quindi perdonate questo piccolo ritardo. Cerco comunque sempre di leggerli tutti in diretta così da poter rispondere a tutte le vostre domande. Mi raccomando, qualsiasi dubbio abbiate, non esitate a scriverlo perché non esistono delle domande che non si possono fare. Noi siamo qui in diretta con voi apposta per chiarire ogni vostro dubbio. Sento qualche rumore. Cinzia, sei tornata? Sì, ci sono, un attimo. Eccola, ok. Ok, Aspettiamo, aspettiamo. dopodiché passiamo al. Allora, vediamo queste tip. Io ho creato prima delle decorazioni con il gel paint oro. Allora, delle linee. Proprio perché gli elementi di questi decori sono le linee, le foglie, detti fronzoli poi alla fine. Quindi andiamo a creare queste linee con il pennello più sottile della categoria. Prima di tutto, io direi, questo è un prodotto anche il gel color, non ha dispersione, però è sempre meglio sigillarlo, perché altrimenti non avrà la durata giusta per le settimane successive, perché adesso noi stiamo facendo la dimostrazione sulla tip, però ovviamente. Poi lo riproporremo sulla cliente. Allora, andiamo a fare le strisce proprio come la tip. E vado a creare queste linee che poi mi faranno da guida per il decoro. Riuscite a vedermi? Si vede molto bene. Attenzione a non uscire dall'inquadratura perché pian piano stai uscendo. Un pochino più Ok. centrale, ti chiedo. Per il resto si vede benissimo. Vedete come sono molto coprenti già alla prima stesura? Vi ricordo che i gel painting sono progettati appositamente per micropittura e micropittura avanzata, quindi troviamo dei prodotti extra pigmentati che sono studiati appositamente per rimanere fermi dove avete tracciato le vostre linee anche da freschi. Questo ci permette non solo di avere molto meno tempo per disegnare, perché evitiamo tantissimi giri di lampada, per bloccare il disegno, perché questi rimangono veramente fermissimi. Quindi possiamo disegnare molti Bravissimo. tratti prima di polimerizzare e questo è il primo vantaggio che è assolutamente fondamentale per il lavoro in salone perché si sa che siamo Ci sempre in velocizza presenza. molto il lavoro. Inoltre il gel painting è consigliato anche perché la correzione degli errori è molto più semplice, perché basta cancellare con un po' di sgrassatore un'eventuale sbavatura o un eventuale errore che bisogna appunto eliminare dal nostro disegno.
diciamo che tutti i decori che noi proponevamo prima con le pitturine, possiamo riproporli adesso con i gel paint. Con le pitturine acriliche, no? E poi Attenzione, era un ca... sei fuori dall'inquadratura, Cinzia? Scusami, io quando è te lo Scusami. dico, eh. Bravissima. Eh sì. Ok, ci siamo. Perché prima era complicato anche miscelarle e tenerle di una certa consistenza le pitturine, invece adesso abbiamo l'innovazione del gel paint. Poi noi abbiamo una vasta gamma di scelta di colori che si adatta a tutte le nail art che vogliamo riproporre poi. Abbiamo in totale 14 colorazioni di gel painting che trovate nell'apposita categoria, quindi proprio gel painting sul nostro sito www.plinioneis.com. Sono 14 perché ci sono i colori maggiormente richiesti da voi, onicotecniche professioniste, e la gamma non ha più di 14 colori perché sono perfettamente miscelabili tra loro per creare delle sfumature infinite di colore. Bravissima. Allora, dopo questo passaggio vado in lampada, fermo un attimo il prodotto per 30 secondi. Io Vedete, non ho... ragazze, che Cinzia ha disegnato per un po' di minuti, una manciata di minuti prima di bloccare in lampada il suo disegno. Bravissima. Il prodotto rimane fermo. Io ancora non avevo applicato il sigillante perché si possono andare a creare dei vari livelli, cioè o meglio, mi piace l'effetto che fa prima di sigillare il colore, no? Applicare il color oro e dopo si vede come un'ombreggiatura quando andiamo ad applicare il bianco, perché si vanno a creare degli strati. Quindi questa nail art possiamo dire che è bidimensionale perché crea due livelli. Bravissima, sì. Anche Perfetto. perché Io poi ogni il tanto, Cinzia, bianco, ripeto, per far dire meglio a tutte quelle che ci stanno seguendo. anche perché il bianco poi rimarrà un po' in rilievo. Allora, dopo questo passaggio io vado ad applicare il sigillante a smalto della Plinio, lucidissimo. Questo si può applicare sia sulle strutture in ricostruzione, sia sulla lamina ungueale con la ricopertura in gel e sia nel semipermanente. Ok, ci siamo. E io vado ad applicare adesso il lucido. Questo è un lucido con dispersione molto elastico che mantiene la lucentezza fino alla fine delle 4 settimane, si graffia difficilmente, cioè arriva intatto. Io ho visto le mie clienti arrivare con i lucidi intatti dopo 3-4 settimane. E poi mantiene bene il sigillo perché non è un prodotto liquidissimo, ma è abbastanza denso. Anche questo sigillante, ragazze, è autolivellante, proprio per permetterci di avere un'estrema lucidità. Dovete sapere che le unghie più lucide sono le unghie che sono fisicamente più lisce. Ce ne accorgiamo spesso dal riflesso della luce. Se si creano dei Bravissima. graffi, degli avvallamenti, la lucidità si perde perché è un effetto ottico. Di conseguenza, il consiglio migliore è, in vista di un sigillante autolivellante, aspettare 3-4 secondi prima di metterlo in lampada, perché così dà il meglio di sé livellandosi da solo. Bravissima, l'ho detto anche nella diretta con Christian, che i sigillanti con dispersione è sempre meglio farli raffreddare, perché altrimenti si va a creare una patina opaca e il lucido risulta poi opaco, non ben lucido. Quindi è meglio far raffreddare un secondino il prodotto, passare poi il cleanser e poi lucidarlo.
Io un consiglio che vi do dopo che avete lucidato le unghie, cioè dopo che avete sgrassato le unghie, con un olio cuticole, non un pad, ma io uso le velette perché sono molto più morbide, io vado a lucidare proprio le unghie fino a sentire quel rumore tipico di quando laviamo i vetri. Quindi diciamo il rumore proprio sgrassato, per intenderci. Bravissima. Allora, con la veletta spruzzo un po' dello sgrassatore per unghie. Questo è è un sgrassatore che rispetta benissimo il pH della pelle e che toglie benissimo la dispersione. Tante volte troviamo quegli sgrassatori che non tolgono bene la patina di inibizione che poi si va a creare sull'unghia. Ecco, vediamo quanto è lucido, lucidissimo. Dopodiché passo con il colore bianco, con il paint. Allora, prendo il pennellino. Preleviamo una piccola quantità di bianco, vi faccio vedere. Innanzitutto vado a creare le linee guida che poi mi aiuteranno a posizionare le foglioline. Perfetto, ora sei centralissima. Ok. Allora. Non importa se queste linee sono un po' più trasparenti, perché alla fine le andremo a ripassare con i nostri ricciolini. E proprio vado ad accompagnare le linee che avevo creato prima con il color oro. Sovrapponendole anche. Vedete come possiamo proporre una nail art particolare, ma anche semplice in salone con i giusti prodotti. Ok, dopo questo passaggio io lo catalizzo giusto 5 secondi per fermare il colore, per non farlo muovere, anche se non si muove, però quando andrò a fare i ghirigori, ovviamente ho bisogno che la passata di prima sia già catalizzata. Ok. Dopodiché passiamo ai ricciolini. Andiamo a creare. Adesso vi faccio vedere come prelevare al meglio il prodotto. Preleviamo una puntina di colore da creare una piccola gocciolina sulla punta del pennello. Allora, ok, ci sono. Vedete? Perfetto. Allora, e andiamo a fare il primo. Dobbiamo creare un movimento, non deve essere una linea dritta, ma deve dare movimento al decoro. E Per fissiamo questo il questo. pennello è essenziale. Bravissima. Questo pennello ci permette di creare delle linee drittissime e poi dei bellissimi ricciolini. Nel Vedete che io frattempo poi. salutiamo Tina che ci sta seguendo. Buon pomeriggio, Tina.
Ogni tanto faccio i saluti io, Cinzia. Bravissimo. Sì, poi vado a ripassare sulla linea che avevo creato già prima. E dopodiché che ho creato tre onde, si vede bene, ho creato Benissimo. tre onde, una sotto l'altra, e poi tiro verso su da creare una specie di fogliolina. Sì che dà movimento al decoro, non rimane statico. Faccio vedere un'altra fogliolina, applico un po' di prodotto sotto la prima onda e tiro dalla prima onda a quella che è posizionata verso l'alto. Il metodo è sempre questo. Allora, visto che io voglio applicare un po' più di prodotto per creare questo effetto un po' più in rilievo, vado a catalizzare il prodotto perché altrimenti si spande sulla superficie. E lo catalizzo per qualche secondo, intanto che giusto per fermare il prodotto. Molto elegante questo tipo di nail art. Questa è una nail art che si può attivare, si può usare benissimo in qualsiasi situazione e occasione. La possiamo usare su una sposa, su una nail art per le unghie di tutti i giorni e può essere innovativa, anche perché io avevo provato a farla, che era uscita molto carina, con il nero avevo creato un'ombreggiatura un po' più acquerellata al di sotto. E poi un effetto marmo come base ed era uscita molto carina. Questa poi può essere usata anche d'estate a contrasto tra colori fluo. Anche Diciamo perché che è io molto adesso. versatile. Bravissima! Perché io adesso la sto proponendo con i gel color, però con i gel paint, però questa può essere usata anche. Cioè, può essere fatta anche con i gel color alla fine. Anche perché i gel color dell'azienda sono molto pigmentati e quindi danno il giusto effetto. Dopodiché vado a bloccarlo in lampada un attimo. Nel frattempo salutiamo anche Mena che ci segue molto spesso. Ciao Mena, Vi buon pomeriggio. consiglio di bloccare il prodotto a quasi ad ogni passaggio, così che non si apra il decoro. Poi il bello di questa nail art è che in base appunto alle linee che tracciamo, l'unghia viene sempre diversa. Sì, è impossibile. Ricreare lo stesso decoro. Questo è il bello del lavoro artigianale, perché non sembra appunto uno stamping. No, assolutamente. Anche perché a me quando capita di Attenzione lavorare perché col. mi sei fuori dall'inquadratura. Sì? A Perfetto. me quando capita di lavorare con gli stamping, comunque li personalizzo sempre con qualche decoro. È sempre consigliabile, infatti, anche perché la cliente desidera sempre qualcosa di unico e speciale per le proprie unghie, cioè qualcosa che non si possa ritrovare facilmente in altre unghie. Quindi chiede sempre un lavoro personale e personalizzato.
Praticamente il lavoro della nail art, ragazze, rispecchia sia la personalità della cliente stessa, quindi lì dobbiamo essere molto bravi noi a riconoscere il gusto della cliente anche, quindi i disegni con cui lei si sente a proprio agio, è importantissimo questo, e soprattutto il fatto di personalizzare ogni lavoro. Ok. Saluto anche Elena e giustamente mi ero dimenticata di fare gli auguri a tutte noi donne, perché oggi è l'8 marzo. Sì, oggi è la nostra festa. Li avevo fatti Ok, con allora apposta, adesso ho detto li faccio in diretta, poi mi sono dimenticata. Auguri, auguri ragazze, io auguri a tutte noi. vado a catalizzare un attimo, lo blocco questo. Sempre per 2 minuti, anche perché poi non applico il sigillante sul bianco, in modo tale che rimanga un po' il rilievo. E quindi vi consiglio di polimerizzarlo bene per poi non avere problemi nei seguenti giorni. Fateci sapere se vi è piaciuta questa prima nail art, ragazze. Penso che riusciremo a farne anche un'altra, vero? Sì. Quale Ok. facciamo? Quella sulla base Allora, se mi oro? inquadri le due che mancano, faccio scegliere direttamente alle ragazze che ci stanno seguendo in diretta. Guardate bene queste tip, ragazze. Abbiamo tempo di realizzare un'altra di queste tip. Quale preferireste? Quella con sfondo monocolore oro oppure l'altra con sempre la base nude della traccia in oro, fatemi sapere nei commenti. Grazie Claudia, ciao a te, buona festa delle donne. Mi raccomando ragazze, se avete domande scrivetele nei commenti e risponderemo subito. Ok, allora questa è pronta. Perfetto, avvicinala un pochino Cinzia così la facciamo vedere bene, bene, Aspetta bene. un attimo così. Ah, perché perde di fuoco. Con Perfetto, la base grazie. scura credo che si veda meglio. Allora, nel frattempo ci stanno rispondendo su quale nail art preferirebbero vedere, tra quella con la base nude e quella con la base oro. Vediamo un po' quale maggioranza vince oggi. Oro, nudo. Allora, sta vincendo l'oro, eh? Loro? Andiamo con Ok. l'oro, sì. Ho fatto Allora, scegliere le ragazze. partiamo. Io opacizzo un attimo la tip lontana dalla postazione perché altrimenti mi impolvero. Ok. Estendiamo l'art gel oro, il gel paint. Lo stendiamo come monocolore. Vi faccio vedere quanto può essere coprente questo art gel. Di solito le colorazioni oro hanno, cioè quelle che con i glitter, no? All'interno, perché questo è un oro glitterato, non è un oro puro, diciamo, hanno il difetto di essere un po' trasparentati. Trasparente, sì. Brava. Mentre questo è coprente, già dalla prima passata notiamo che se Allora, facessi il una. discorso sui colori glitterati, ragazze, apro questa piccola parentesi, Cinzia, visto che giustamente me l'hai chiamata e è utilissima. Allora, quando ci troviamo di fronte ai colori che contengono all'interno delle polveri di glitter, troviamo sempre delle emulsioni trasparenti, necessariamente. Fanno parte proprio della composizione di quei tipi di prodotti. Cosa succede? Per il semipermanente, l'emulsione trasparente deve essere in più alta percentuale rispetto a un gel, perché altrimenti non polimerizzerebbe bene. Il gel invece ci permette di avere più coprenza, quindi più glitter all'interno della formula del prodotto e un minore strato di trasparenza, diciamo. Nel caso dei gel painting,
Questa percentuale si abbassa ancora di più perché ci sono delle formule proprio nei gel painting apposite per creare degli strati sottilissimi dal colore intenso e coprente. Questo comprende anche i glitter paint. In questo caso stiamo vedendo l'oro, c'è anche la versione argento. Questi glitter sono molto più piccoli rispetto a quelli che troviamo all'interno dei prodotti semipermanenti o gel, li vedete anche all'interno del vasetto. Rimangono molto fermi e soprattutto sono molto omogenei, perché c'è comunque un po' di emulsione trasparente, ma non si vede. Quella è fatta semplicemente proprio per emulsionare bene il tutto e rendere il tutto omogeneo. Tant'è che i gel glitterati painting, quindi il gel d'oro painting dorato e argentato painting, non lasciano striature e solitamente, se ci fate caso, stendendo a monocolore gel color o smalti semipermanenti glitterati, si creano delle piccole striature, dei piccoli aloni, perché i glitter finiscono un po' da una parte e meno dall'altra. In questo caso li abbiamo in strati omogenei. Ok, allora io per migliorare la colorazione ripasso, ma non ce ne sarebbe quasi bisogno perché avete visto che è molto coprente. Faccio una passata leggerissima e veloce. Ok, dopodiché in lampada per un minuto. Allora, il bello di questo decoro è che possiamo creare due unghie vicine, farle di colori diversi e mantenendo sempre lo stesso tema e lo stesso stile, andare a creare proprio dei bellissimi lavori in salone. Poi magari se riusciranno a ricrearla questa nail art e a riproporla, magari poi possono postarle e le vediamo. Ok. Questo è un prodotto senza dispersione, ma comunque per un lavoro da salone io vi consiglio sempre di sigillarlo così da mantenere le qualità del prodotto. Ma questo sigillante è diventato, credo, il mio preferito in assoluto. Perché Siamo molto possiamo contenti di tenere. questo, Cinzia, anche perché tu Perché. ne hai provati di sigillanti, no? Sono tanti anni che lavori nel settore. Dico che ha la giusta consistenza. Possiamo avere un solo prodotto, sia per il gel che per il semipermanente. E mantiene la lucidità nel tempo, ma anche il sigillo, perché dei sigillanti per semipermanenti, perché noi essendo delle saloniste anche, no? Voglio dire, lavoriamo molto con le clienti e io avevo difficoltà a far arrivare le clienti con una certa lucidità, ma anche con il semipermanente non speccato al refill. E quindi da quando ho provato questo semipermanente sono rimasta stupefatta ed è quello che uso di più in salone. Ok, dopodiché togliamo lo strato di dispersione sempre con. Io uso una veletta, voi potete usare i pad tranquillamente. E vediamo quanto è lucido. Lucidissimo. Ok, dopodiché
Passiamo al bianco. Quando lavorate, io vi consiglio di avere due fogli di Scottex, così che riuscite a pulire i pennelli bene. Allora, prendiamo il nostro gel paint bianco e andiamo a creare delle linee guida dove poi andrò a posizionare il mio decoro. Le faccio dall'alto verso il basso, così. Fino a farle combaciare alla fine e poi passo al primo ricciolino. Poi capovolgo la tip ripasso un altro ricciolino. Vado a bloccarlo. 5 secondi. Ok. E continuo. Alla base di tutti i riccioli facciamo sempre una linea per poi posizionare gli altri. Vedete come si lavora con estrema facilità questo prodotto? E non ci fa disperare il fatto che dobbiamo ripassarlo poi per avere la giusta coprenza. Ok, lo blocco sempre in lampada. Vedete ragazze che nail art interessante si può creare con solo tre colori, perché c'è, Sì. anzi in questo caso due, perché in realtà hai utilizzato l'oro come colore di sfondo e stai andando direttamente con il bianco, mentre la tip Sì, di poi. prima avevamo tre colori perché c'era un nude di sfondo, però vedete che c'è una semplicità e una velocità di lavoro pazzesca. Questa è una nail art che benissimo possiamo riproporre poi in salone. Veloce e semplice. Ok. Vado a catalizzarlo. Questa è quasi terminata. Allora, dicevi bene, con due colori si può creare già una bellissima nail art. Tutto sta nella creatività che abbiamo, cioè dobbiamo essere molto creative. Poi, conoscendo le giuste tecniche e applicandole, sicuramente riusciremo ad ottenere dei bellissimi risultati. Ok. E poi c'è da dire che più ci si allena a fare un metodo di nail art, più si diventa non solo precisi, ma soprattutto veloci. Assolutamente. Perché con le nuove, cioè allenandosi sempre, no? Riesci a capire poi dove e la difficoltà è a Attenzione, superarla. Cinzia, che sei fuori dall'inquadratura. Ok. Sì. Perfetto.
Io aggiungo un attimo, giusto un ghirigoro, qui perché ho toccato il lampada. E poi un altro che faccio partire da qui. Vi piace questa nail art, ragazze? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se pensate di proporla anche alle vostre clienti. Mi raccomando, Perfetto. se provate a realizzarla, postatela sul gruppo. Ok, abbiamo finito. Vi faccio vedere bene. Molto molto interessante questa nail art. Anche perché in base al colore di sfondo che si mette sotto si dà anche un effetto diverso, magari per le donne un po' più energiche che amano i colori vivaci, un bel blu elettrico sotto anche, oppure chi appunto ama il glitterato ha un ottimo Un effetto blu palatino. elettrico oppure creando una sfumatura, un degradé con varie tonalità oppure con un effetto marmo sotto e magari farlo con il nero. Sì, e questa nail art si può proporre con più tecniche. Diciamo che con lo stesso metodo, cambiando semplicemente i colori, riusciamo ad avere degli effetti completamente diversi. Sì, esattamente. Molto particolare. Ok, allora questa è terminata. L'ho arricchita un po' di più rispetto alla prima. Questo vedete ragazzi, il bello dei colori delle nail art artigianali, perché vedete che anche se sono molto simili, cambiano i tratti, cambiano proprio ogni giorno, facciamo dei tratti diversi e quindi c'è un abbinamento che si accosta benissimo, unghia su unghia, però sempre diverso. Quindi si vede proprio che c'è un lavoro artigianale dietro, cioè che è fatto a mano, che poi è quello che interessa maggiormente alla cliente. Bravissima. Ok, Cinzia, allora noi abbiamo terminato per oggi. Ti faccio ricambiare l'inquadratura sul tuo volto così possiamo salutarci. Certo, un attimo solo. Perfetto. Allora, facciamo Ok. uscire un attimino Cinzia che nel frattempo riposiziona la fotocamera per i saluti. Io intanto vi ringrazio di averci seguito oggi, prima diretta sulla pagina, spero che siate contente e potrete comunque rivederla perché la lasceremo. Per quanto riguarda il discorso invece delle newsletter, ragazze, per chi ancora non l'avesse fatto, mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter per ricevere sempre aggiornamenti e contenuti. Avremo delle novità, ogni settimana vi invieremo in email dei tutorial per mostrarvi degli step by step con i nostri prodotti, per realizzare delle strutture, delle nail art, parleremo di prodotti, parleremo di tantissime cose che proprio voi ci avete richiesto. Quindi abbiamo accettato ben volentieri queste richieste e abbiamo deciso di darvi ancora qualcosa in più per migliorare e perfezionare il vostro lavoro. Spero che la diretta di oggi vi sia piaciuta. Mi raccomando, se non avete ancora risposto al sondaggio che avete ricevuto in email, rispondete, avrete come premio un codice sconto per il vostro parere che per noi è sempre fondamentale e ci serve proprio per capire queste dirette, dove migliorare, dove perfezionare e gli argomenti che vi interessano maggiormente. Quindi mi raccomando, rispondete al sondaggio che avete in email. Nel frattempo facciamo rientrare nello schermo la nostra Cinzia, bravissima come sempre Cinzia. Sei stata Grazie. anche molto veloce, sei stata chiara nello spiegare i passaggi e non ho domande, infatti, ho solo complimenti. Eccoli qui. È Grazie. molto molto Grazie brava mille. Cinzia.
Allora, spero che potrete realizzare già da subito queste nail art. Ripeto, servono pochissimi prodotti. Vi rielenco brevemente quelli che Cinzia ha utilizzato. Ha utilizzato il pennello per stendere il monocolore in gel, il pennello Lady Oscar, e poi per realizzare i riccioli e i tratti lineari, il pennello Giorgi, che trovate sempre sul nostro sito www.plinionails.com. Per qualsiasi altra domanda, comunque scrivetela sotto nei commenti perché le leggeremo. In ogni caso, anche se la diretta sarà finita, saremo sempre pronte a rispondere a qualsiasi cosa richiediate. Allora, auguri a tutte quante di nuovo. L'8 marzo è la nostra festa e a noi fa molto piacere sempre festeggiare. E ricordiamoci che senza le donne, che mondo sarebbe? Penso che siamo tutte e tutti d'accordo su questo. Allora, Cinzia, grazie mille come sempre per la tua Grazie disponibilità. a Ci vediamo, noi ancora dobbiamo fissare le date, ma prestissimo con Cinzia, perché tornerà con noi. Mi raccomando, ragazze, continuate a seguirci, abbiamo tantissime novità, alcune già le abbiamo un po' spiegate, altre saranno un po' più prossime, più future. Mi raccomando, seguiteci per avere sempre tutti gli aggiornamenti su Plinio Nails. Un bacione a tutte voi, grazie di seguirci, ragazze.